amico Mottola, dimmi, ma io siamo qui per questo. Siccome abbiamo detto che la nostra cultura è campo altro, io sono... Siccome la cultura di cui noi ci siamo detti appartenere è campo altro, allora la mia raccomandazione è di rimanere coerenti a questo concetto di campo altro. Allora, penso che tutti sappiamo che molti ricercatori in Italia vanno all'estero perché c'è una cementificazione di baroni che hanno chiuso tutte le porte e dalle porte entrano solo quelli che i baroni gli fa comodo. Allora, se noi siamo campo altro, dobbiamo avere il coraggio di arricchire il nostro arsenale culturale di varie tipologie, come la varechina, come la smascheratura, perché questa mattina io sintetizzo stamattina, ho apprezzato la sintesi di Camilla quando ha detto con due parole tutto quello che gli altri avevano detto, e cioè smascherare tutta la finzione della politica. Allora, se noi vogliamo fare gli eleganti e parlare di cultura politica facendola come tutti i nostri nonni l'hanno fatta, per dire che siamo bravi, no? Siamo ancora più ipocriti degli altri, perché abbiamo detto siamo campo altro e poi ci nascondiamo mettendoci la maschera di campo altro e poi dietro facciamo il ghigno di quello che dice stiamo prendendo per i fondelli tutti. Ed è una presa per i fondelli che io, che mi considero ancora un bambino dentro, dico: ma perché devo assistere ancora a queste robe qua? Cioè, io sono qui perché mi piace il campo altro, cioè se c'è da combattere mi piace esserci, ma se si tratta di fare la manfrina, non mi piace. Adesso mi veniva anche la tentazione di dire una parolaccia. Non voglio neanche dire più le parolacce, perché oggi per distinguersi bisogna non dirle più le parolacce. Perché gli alti toni che si vedono nei talk show, dove tutti gridano, tutti alzano la voce, non servono a niente. Noi, se vogliamo essere campo altro, dobbiamo aggiungere, oltre alla cultura, la battaglia contro la sottocultura di tutte quelle cose che hanno impedito alla cultura di muoversi. Quindi dobbiamo aprire le porte e mettere da parte i baroni, per esempio. E tu dici, non ci riusciremo mai. Ma dobbiamo cominciare. Dobbiamo attaccare poi tutta quella tecnocrazia e burocrazia che è inchiodata. Ieri sera parlavo con un ingegnere 35enne che ha detto, io mi sto occupando di manutenzione di edilizia pubblica, ebbene, ho colleghi sopra i 40 anni che non li convinceremo mai, e io ci ho provato, ma alla fine ho detto non toccherà a me cambiare le cose, purtroppo, non toccherà a me, perché c'è troppa gente lì, e io ho detto cosa bisogna fare? Mettere ciascuno di loro su una carriola e portarli da un'altra parte, tanto per usare un linguaggio educato. Quindi questa è la verità, il cantiere serve solo se comprerà tante carriole, se qualcuno prima ha detto che non servono solo i soldi ma serve anche lo spirito interiore, no? Perché altrimenti ci prendiamo in giro, non bisogna prendersi in giro, perché in futuro saranno i nostri nipoti, io ho due nipoti, ci prenderanno in giro, ma ci prenderanno a schiaffi, perché ormai la pentola ha troppa pressione e il cambiamento ha assunto, tanto vero che io faccio questo esempio, lo scartamento che è la distanza tra una rotaia e l'altra, fino adesso è stato, supponiamo, di 89 cm. Ebbene, tutto il materiale rotabile, tutto il materiale umano, tutto quanto sta improvvisamente in qualche anno non più potrà più transitare sulle future rotaie che avranno una distanza di un metro. Quindi sta per sparire un'intera generazione di persone, idee e materiali. Le velocità sono incredibili. Io economicamente sto seguendo delle aziende ed è un qualche cosa di impressionante quello che sta cambiando. Mi spiego? O noi nel cantiere ci rendiamo conto che non possiamo assomigliare per niente al passato, ma solo al futuro, oppure non andiamo fuori, e allora qui diventa intelligente
la poesia di Pierpaolo che ha fatto la lettera al futuro, altrimenti recitiamo in un modo e ci comportiamo in un altro. Grazie. Il nostro amico ha detto delle grandi verità. La prima è che l'università è in mano ai baroni, ne so qualcosa anch'io, sono stato baronizzato. Ma a parte queste cose, io credo che quello che l'amico Motteran ci sta portando sia assolutamente giusto. Probabilmente c'è, ognuno di noi ha un passo diverso per andare in questo campo altro, c'è chi corre di più, chi ci sta arrivando con un processo evolutivo più lento, però sicuramente siamo tutti accomunati da questo passaggio del campo altro. C'è chi magari già ci è arrivato come Pierpaolo, ma lo stesso Cago poco fa cosa ci ha detto? Costruiamo un passo alla volta. Stiamo trovando un passo comune e qui ci aiuta invece Pierluigi, perché quello che fa da collante, quello che riesce in qualche modo a far sì che tutte queste idee, tutte valide, si possano in qualche modo riunire e riassumere fra di loro, è proprio questo tipo di passaggio. Grazie per il tuo intervento, io smetto di parlare di numeri, vi ho annoiato abbastanza, e sicuramente quest'anno la Commissione Economia con l'appoggio del direttivo organizzerà un convegno, forse qui, forse in un'altra sala, sentiremo quali saranno anche le idee tutti quanti, sul tema stretto di quello che è l'impatto della crisi economica con la vita sociale dei nostri concittadini.